una di quelle storie che fanno da confine, da linea di demarcazione. Prima si poteva dire che certe cose non succedono, non qui, non da noi. Dopo, no, certe cose succedono, anche qui e anche da noi, e sono anche peggio. Ma tra le tante cose incredibili che accadono in questa storia, forse la più incredibile è proprio il luogo in cui si svolgono i fatti. Un luogo in cui non penseresti mai che possano accadere cose del genere. La campagna toscana, vicino a Firenze. Questa storia è così spaventosa che, per quanto non si usi più la parola mostro nei casi di cronaca, qui ci sentiamo ancora di usarla. Questa è una storia di mostri. Questa è la storia dei delitti del mostro di Firenze. Inizia il 14 settembre 1974, a Borgo San Lorenzo, 49 chilometri a nord di Firenze. È notte. È molto buio perché c'è appena stato un temporale e la luna c'è, è piena, ma è avvolta dalle nuvole. Vicino al fiume Seve c'è uno spiazzo nascosto circondato da rovi, cipressi e viti. E lì c'è una 127, ferma, con due persone a bordo. Un ragazzo e una ragazza, Pasquale e Stefania, due ragazzi giovani, 19 e 18 anni. Sabato sera, sono le 9:30. Pasquale ha accompagnato la sorella in discoteca e le ha detto che sarebbe tornato a prenderla verso mezzanotte. Poi è andato a prendere Stefania e assieme sono andati in quello spiazzo, Le Fontanelle si chiama, intimo, appartato. Nel mangianastri della 127 c'è una cassetta che suona piano. Poi, all'improvviso, verso mezzanotte, un'ombra alla sinistra dell'auto, davanti al finestrino. Cinque proiettili calibro 22 colpiscono Pasquale e lo inchiodano al sedile, uccidendolo sul colpo. Stefania non ha il tempo di fare nulla. Altri tre colpi arrivano dal finestrino e la feriscono al braccio destro. Poi qualcuno la afferra, la tira fuori dall'auto, la trascina nell'erba e la colpisce furiosamente, soprattutto al petto, fermandosi solo quando è morta. Allora ricomincia, ma con meno violenza, colpendola all'addome e soprattutto al pube. In tutto 96 pugnalate. Prima di andarsene, fruga nella borsa di Stefania e ne sparge gli oggetti per terra. E poi colpisce con il coltello anche Pasquale, che è già morto. Stefania la lascia lì, sull'erba, massacrata in quel modo. E poi, se possibile, fa ancora di peggio. Una cosa spaventosa. Un omicidio di una ferocia impensabile, mai accaduto da quelle parti, ma anche nel resto d'Italia. Non qui, non da noi. Stefania e Pasquale vengono scoperti il mattino dopo da un contadino che abita in zona e che si trova a passare da quelle parti. Arrivano i carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo, che soltanto il giorno dopo, con un altro sopralluogo, trovano la borsetta di Stefania, segnalata da una telefonata anonima, e cinque bossoli calibro 22 long rifle, marca Winchester, con la lettera che indica la serie, una H, impressa sul fondello. Partono le indagini. Vengono setacciate le vite dei due ragazzi e vengono ricostruite le loro ultime giornate, ma non emerge niente. E allora chi ha ucciso Stefania e Pasquale? Chi li ha massacrati in quel modo, come una belva feroce, come un lupo mannaro, come un mostro? Non si sa. Il delitto viene attribuito ad un ignoto maniaco sessuale e tutto si ferma lì. Per 7 anni. Perché dopo 7 anni succede qualcosa. 6 giugno 1981. È ancora un sabato ed è sera. Nelle campagne di Mosciano, vicino a Scandicci, 10 km a sud di Firenze, c'è una località che si chiama Villa Bianca. Là, in fondo a una stradina sterrata sotto un cipresso, c'è una Fiat Ritmo con dentro due ragazzi. Sono Giovanni e Carmela, due ragazzi del luogo. Giovanni è andato a prendere Carmela e ha detto ai genitori della ragazza che sarebbero andati a prendere un gelato e poi a fare una passeggiata e l'avrebbe riportata a casa entro mezzanotte. In realtà il gelato non c'entra. Giovanni e Carmela si sono appartati in una piazzola in fondo alla stradina sterrata e Giovanni ha anche girato la Ritmo in modo da poter ripartire senza fare manovra. Tutto a posto, due ragazzi, due giovani di 30 e 21 anni che stanno insieme in un sabato sera d'estate. Finestrini chiusi perché fa un po' freddo. La mattina dopo, un poliziotto fuori servizio che sta facendo una passeggiata assieme al figlio di 10 anni vede quella Ritmo ferma sotto al cipresso.
Ha il finestrino di sinistra sfondato e dentro c'è qualcosa di strano. C'è Giovanni, riverso sul sedile, al posto di guida, seminudo, morto. E fuori dall'auto, in un fossato, c'è Carmela, supina, vestita. Qualcuno li ha uccisi a colpi di pistola, 7, calibro 22. Ma non solo. Ha colpito Giovanni al collo con un coltello e poi si è accanito su Carmela. Quando i carabinieri arrivano, la trovano nel fosso, vestita, ma ha un taglio che le ha aperto i jeans lungo la gamba fino alla cintura. E attraverso quel taglio è successo qualcosa di spaventoso, qualcosa che si pensava non potesse mai accadere dalle nostre parti, non qui, non in Italia. Attraverso quel buco nei jeans, con 3 tagli netti, qualcuno le ha completamente asportato il pube. Ma soprattutto i carabinieri trovano i bossoli, 7 bossoli calibro 22, marca Winchester, con la lettera H impressa sul fondello. Stessa marca, stesso calibro e stessa serie di quelli che hanno ucciso Stefania Pasquale nel 1974. Di più, la perizia dimostra che a sparare è stata sempre la stessa pistola, la stessa Beretta calibro 22. Lo dicono i segni impressi dal percussore sul fondello e quelli lasciati dall'estrattore sul fianco del bossolo, che sono come una specie di impronta digitale, una specie di firma. Stessa arma, stessa tecnica, stessa tipologia delle vittime, stesso accanimento bestiale nei confronti della donna. Tra i due delitti sono passati 7 anni, ma devono per forza essere collegati. C'è un sospettato che salta fuori quasi subito. Fa l'autista alla Misericordia, la Croce Rossa locale, in un paese vicino, Montelupo Fiorentino. Ed è un guardone, uno di quelli che spiano le coppiette che si appartano in campagna. Ce ne sono tanti nella zona, e lo sanno tutti, ma sembra che la stampa e l'opinione pubblica se ne rendano conto solo in quel momento. Vengono da Firenze e dintorni e tra loro dicono che ci siano anche quelli che vengono chiamati gli insospettabili. Gente importante, gente nota, stimati professionisti. Sono organizzati, non guardano soltanto. Piazzano microfoni sotto le auto per registrare, fotografano, riprendono addirittura con le telecamere di notte. L'autista della Misericordia è uno di quelli, ma non è per questo che viene sospettato. È perché si è messo a raccontare alla moglie alcuni particolari dell'omicidio di Giovanni e di Carmela. Particolari precisi, molto precisi, forse troppo. Ha raccontato della mutilazione subita da Carmela. Il problema è che lo fa domenica mattina, quando ancora certe notizie non si sanno, perché l'omicidio è avvenuto il sabato sera. Interrogato, l'autista cade in contraddizione. E il luogo del delitto, quella stradina col cipresso, è la sua zona di guardone. Il 15 giugno l'autista viene arrestato. Forse c'entra o forse no, ma sicuramente, dato quello che racconta, ha visto qualcosa. Ma lui non parla, si fa mettere dentro e se ne sta zitto. È ancora lì, chiuso nel suo mutismo, quando succede qualcosa. Altri 2 omicidi. 23 ottobre 1981. 4 mesi dopo. Un altro spiazzo in campagna, nel comune di Calenzano, sempre in provincia di Firenze, poco distante dall'autostrada. Un'altra stradina sterrata che porta ad un campo che si chiama Le Bartoline, circondato da un canneto, alberi di olivo e filari di vite, con un casolare sullo sfondo e vicino un torrente, il torrente Marina. Un'altra autoferma, una Golf nera, col finestrino di sinistra sfondato. I 2 ragazzi sono fuori dall'auto. Stefano, che ha 26 anni, è sulla sinistra, in una scarpata, ucciso da 4 proiettili e colpito da 4 coltellate, di cui 3 alla schiena. Susanna, che di anni ne ha 24, è più avanti di una dozzina di metri, in un canaletto di scarico. A lei di colpi ne hanno sparati 5 e 2 coltellate, di cui una al seno sinistro. Poi le hanno asportato il pube con 3 colpi netti molto profondi. Borsetta aperta e contenuto sparso per terra e altri 7 bossoli Winchester calibro 22 serie H. Non può essere stato l'autista della Misericordia, che è ancora in galera e che viene scarcerato, scagionato dall'accusa di essere l'assassino. Ma è a questo punto che la gente comincia ad avere paura sul serio.
Stessa arma, stessa tecnica, stessa tipologia di vittime. Questo non è un assassino qualunque. E non è neanche un maniaco, uno di quelli di cui si legge ogni tanto, che impazziscono e uccidono in preda ad un raptus. Questo è qualcosa di cui non si era mai parlato prima in Italia. Qualcosa che non si credeva fosse possibile. Non qui, non da noi. Questo è un serial killer. Va detto che quando si manifestò la presenza di un serial killer, comunque di una serie di delitti maniacali, la polizia italiana, parlo polizia, carabinieri, e anche noi giornalisti, eravamo tutti impreparati a questo fenomeno. Questo è un punto di partenza e quindi si facevano indagini e noi si scriveva seguendo i metodi tradizionali dei vecchi delitti. E quindi non esistevano profili comportamentali, non si sapeva qual era la mentalità di un serial killer, che cosa lo spinge ad uccidere, eccetera. A parte che poi qui già nell'Ottocento c'erano stati dei serial killer che non si chiamavano così, ma insomma Figline, il famoso ammazza bambini, famoso perlomeno a livello locale, è una realtà toscana. Fino a quel momento di serial killer, di assassini seriali, in Italia ce n'era stato qualcuno. Ma un vero concetto preciso dell'omicidio seriale, sia nell'immaginazione degli investigatori che in quella dell'opinione pubblica, ancora non c'era. Di certo, di un serial killer si sapeva solo una cosa, che avrebbe colpito ancora. 19 giugno 1982, 7 mesi dopo. La scena sarebbe quella di un film dell'orrore, se non fosse che è vera. Sulla provinciale, a Baccaiano di Montespertoli, 25 chilometri a sud di Firenze, c'è uno slargo erboso nascosto dalla vegetazione. Paolo e Antonella si sono appena fermati con la loro Seat 147, o forse stanno ripartendo, quando all'improvviso vengono colpiti. Non sono tiri molto precisi, perché Paolo è solo ferito ad una spalla e riesce ad avviare il motore. Marcia indietro, via dallo slargo, via dall'assassino. Ma Paolo ha troppa fretta, ha troppa paura. Attraversa la carreggiata e finisce con le ruote di dietro nel fosso dalla parte opposta della strada. Illuminata dai fari, vede la sagoma scura dell'assassino che avanza verso di lui. Poi partono 2 colpi che fanno saltare i fari della macchina e tutto ritorna buio. Quando arrivano i carabinieri, avvisati da alcune persone che si trovano a passare di lì, Paolo è ancora vivo, ma morirà all'ospedale, senza aver ripreso conoscenza. Antonella, invece, è già morta. Dopo essersi avvicinato alla macchina, chi li ha uccisi, ha sparato altri 7 colpi sui ragazzi. Questa volta, però, non ha infierito su Antonella, forse perché l'auto era in mezzo alla strada, troppo visibile. Non ha frugato nella sua borsetta, non ha fatto niente di quello che faceva di solito. Ma i 9 bossoli trovati sul luogo del delitto, quelli, sono Winchester calibro 22, serie H. È sempre lui, il serial killer, il mostro. È a questo punto che succede un'altra cosa. Un maresciallo dei carabinieri del comando gruppo di Firenze si ricorda che tanti anni prima, 14 anni prima, quando era alla compagnia di Signa, era avvenuto uno strano omicidio compiuto con una calibro 22. 21 agosto 1968. C'è un uomo che sta dormendo a casa sua, alle 2 di notte, in un paesino vicino a Signa, quando viene svegliato da una scampanellata forte e poi da un'altra. Si affaccia alla finestra e quello che vede è assurdo, agghiacciante, surreale, davvero degno di un film dell'orrore. C'è un bambino di 6 anni, piccolino, assonnato e scalzo. Il bambino gli chiede di aprirgli la porta. Dopo mi accompagna a casa, gli dice il bambino, perché c'è la mia mamma e lo zio che sono morti in macchina. Assurdo, surreale, ma vero. L'auto è una Giulietta bianca, ferma sull'argine del torrente Vignone, vicino al cimitero, in uno spiazzo nascosto da canne ed erbacce. E dentro ci sono un uomo e una donna, uccisi da 4 colpi ciascuno, calibro 22. Stavano facendo l'amore sul sedile del passeggero, reclinato fino in fondo, quando qualcuno gli ha sparato. Sul sedile di dietro c'era il bambino, Natalino, che ha 6 anni e 8 mesi e stava dormendo. Lo hanno svegliato gli spari, ma non si è spaventato. Un uomo lo ha preso in braccio, lasciando le scarpine nella macchina. Se lo è caricato sulle spalle e lo ha portato fino in paese, fino a quella casa. Per tenerlo buono gli ha cantato una canzone, La Tramontana, una canzone di Antoine che va molto di moda quell'anno.
Poi lo ha lasciato davanti a quella casa. Per quel delitto l'assassino c'è ed è in galera. Si chiama Stefano Mele ed è il marito della donna uccisa. Quando lo arrestano, prima nega, poi confessa. È stato lui. Lo ha fatto per gelosia, perché la donna lo tradiva con molti amanti, come quella sera. La pistola non c'è, l'ha buttata via. Prende 16 anni e al momento dei delitti del mostro è ancora in galera. Il fascicolo del delitto di quel lontano 1968 viene riaperto. Dentro, oltre alle carte, non dovrebbe esserci niente di importante, perché è passato troppo tempo e per legge, quando una sentenza è passata in giudicato, le prove fisiche dovrebbero essere distrutte. E invece, per inspiegabile e fortuita combinazione, come dirà il magistrato più avanti, nel fascicolo ci sono 5 bossoli e 5 proiettili di quelli sparati quella notte. Winchester calibro 22, serie H. Vengono messi a confronto con quelli trovati sui luoghi dei delitti del mostro. Hanno gli stessi segni. La pistola è la stessa. Ovviamente non può essere Stefano Mele l'autore degli altri omicidi, perché quando vengono commessi è ancora in carcere. E anche per quell'altro delitto, quello del 1968, nonostante la sentenza all'ergastolo passata in giudicato, qualche dubbio c'era. Problemi col movente, problemi col guanto di paraffina. Stefano Mele non riesce neanche a spiegare bene da dove ha sparato e come. Già da allora aveva fatto il nome di un altro uomo, un altro amante della moglie, Francesco Vinci. Aveva detto che era stato lui a dargli la pistola, per gelosia. Francesco Vinci. Francesco Vinci è un muratore di origine sarda che vive a Montelupo Fiorentino. Ha strane amicizie Francesco Vinci. Alcune sono legate all'Anonima Sarda, specializzata nei sequestri che in quegli anni si tengono in Toscana. Nel 1974, quando vengono uccisi Pasquale e Stefania, Francesco Vinci si trova vicino al luogo del delitto. E dopo il delitto di Montespertoli nel 1982, quando vengono uccisi Paolo e Antonella, Francesco Vinci si disfa della macchina, abbandonandola in Maremma. E poi c'è quella pistola, quella calibro 22, di cui parla Stefano Mele e che adesso torna ad accusare Francesco. È una pista che gli inquirenti prendono in considerazione, la pista sarda, la chiamano. Il 7 novembre del 1982 Francesco Vinci viene indagato per tutti i delitti del mostro di Firenze, compreso quello del 1968. Tutti, un momento, tutti quelli conosciuti fino ad allora, perché un anno dopo il mostro torna a colpire. 9 settembre 1983, un anno e 3 mesi dopo. A Giogoli, vicino a Scandicci, c'è un furgone fermo in uno spiazzo. È venerdì sera e dentro ci sono 2 ragazzi tedeschi, Horst e Uwe, di 24 anni, stesi su un materasso che sta sul pianale del furgone. Qualcuno si avvicina e spara 7 colpi attraverso i finestrini laterali. Gira attorno al furgone e colpisce i ragazzi con estrema precisione. Poi entra e si accorge che sono 2 maschi, 2 ragazzi, di cui uno coi capelli molto lunghi. Allora se ne va, senza fare niente, senza infierire sui ragazzi, senza portare via nulla, neanche i soldi o le macchine fotografiche. Però lascia sul luogo del delitto 4 bossoli, marca Winchester, calibro 22, serie H. Francesco Vinci è ancora in carcere, quindi o non è stato lui o ha qualcuno che uccide per lui. Finiscono in manette anche il fratello e il cognato di Stefano Mele, ma su di loro ci sono pochi indizi e alla fine vengono scagionati. Intanto per tutta la zona, per tutta Firenze, per tutta quella parte di Toscana e anche oltre, al di là dell'Appennino, in Romagna, la psicosi del mostro dilaga. Negli anni in cui i delitti si consumavano, c'era una angoscia diffusa, soprattutto in quelle generazioni dei più giovani, ma anche negli anziani, perché venivano massacrati i loro figli, quindi sono stati ammazzati 16 giovani
ragazzi. Come veniva vissuta? Veniva vissuto molto male, con questo terrore addosso, questa paura. Nei ragazzi era, come dire, era forte, perché venivano colpiti nel momento del loro abbandono e del loro spirito di nel momento in cui afferma la loro gioia, giovinezza, e quindi si potevano appartare per varie forme di innamoramento. E che cosa venne fatto? Una campagna di informazione. Il titolo di quella comunicazione era Occhio ragazzi, con un simbolo che era proprio l'occhio, manifesti, poster. Invitavamo i ragazzi a ritrovarsi in angoli appartati, ben illuminati. Evitate di andare nei boschi, evitate di andare lungo le strade. Si aprì un dibattito, ricordo, sui giornali, sulla base di una lettera scritta da una madre. Ma è giusto far finta di uscire io e mio marito, andare al cinema e lasciare la casa ai nostri figli? Si parla di 20 anni fa, i costumi erano un po' diversi, e si cominciava a dire sì, in fin dei conti sì. Cioè il mostro ha cambiato forse anche alcune abitudini. Qui a Firenze ha una splendida caratteristica, Firenze, quella che in 2 minuti uno è in una campagna stupenda. E beh, quella campagna stupenda era diventata paurosa all'improvviso, aveva cambiato la cultura, le abitudini. E poi c'era stata la reazione tipica sempre del toscano, che cerca di esorcizzare le paure con un sarcasmo anche crudele, cattivo, e cattivo anche nel sarcasmo, nel crudele. Per cui il mostro aveva dei soprannomi, Cicci, il mostro di Scandicci, cose di questo genere qui, orrende barzellette che circolavano. In tutti i luoghi pubblici, nelle stazioni, nelle caserme dei carabinieri, nei commissariati, ci sono quei manifesti inquietanti, con 2 occhi minacciosi, e sopra la scritta Occhio ragazzi, non appartatevi, non nascondetevi, è pericoloso, c'è il mostro. 30 luglio 1984, 9 mesi dopo, è il più feroce dei delitti compiuti dal mostro, il più spaventoso. Claudio e Pia sono in una panda chiara, alla fine di un viottolo sterrato, largo appena 2 metri, che finisce contro un terrapieno, a Boschetto di Vicchio, a 35 chilometri a nord di Firenze. Stanno facendo l'amore sul sedile posteriore. Occhio ragazzi, c'è il mostro, ma a loro non importa. Non si può vivere sempre così, sempre nel terrore. Ma all'improvviso il vetro di destra si spacca. Pia sta da quella parte, alza la testa istintivamente e qualcuno le spara in faccia, da meno di 1 metro. Poi spara ancora, colpendola ad un braccio. Distanza ravvicinata, un colpo alla testa di Claudio e 1 al petto. Poi 2 coltellate alla gola di Pia e 10 a Claudio. Ma non è finita. Pia viene tirata fuori dall'auto, con il suo reggiseno ancora stretto nel pugno. Viene trascinata per 7-8 metri fino a un campo di erba medica e lì viene mutilata con 3 colpi al pube. E non è finita ancora. Altri colpi, tanti, che le portano via completamente il seno sinistro. La Toscana si è svegliata di nuovo con l'incubo del maniaco che sorprende ed uccide le coppiette. Stanotte altri 2 fidanzati sono stati assassinati in provincia di Firenze, nel Mugello presso Vicchio. I carabinieri arrivano alle 3.45 del mattino, avvisati da una telefonata anonima. Trovano i 2 ragazzi, trovano quel massacro e trovano 5 bossoli, calibro 22, marca Winchester, serie H. 8 settembre 1985, un anno e un mese dopo. San Casciano, 20 chilometri a sud di Firenze. Lungo via degli Scopeti, in uno spiazzo al limitare di un boschetto di pini e cipressi, 2 ragazzi francesi hanno piantato una tenda a pochi passi dalla loro Volkswagen. Si chiamano Nadine e Jean-Michel e stanno facendo l'amore quando qualcuno taglia la tenda dalla parte posteriore. Nadine e Jean-Michel non hanno il tempo di rendersi conto di quello che sta succedendo, che qualcuno dalla parte anteriore comincia a sparare. Nadine muore subito, con 3 colpi in testa. Jean-Michel, ferito, scappa verso il bosco, ma non ce la fa. Qualcuno lo colpisce alla schiena con un coltello, lo fa cadere a terra e lo finisce. Nadine viene trascinata fuori dalla tenda e lì, lo dimostra il sangue trovato sull'erba, viene mutilata del pube e del seno sinistro. Poi viene rimessa nella tenda e coperta con un sacco a pelo, nascosta per la prima volta. Perché?
Forse la spiegazione la si può trovare in quello che succede poco dopo. Da un paese a 40 km da Firenze, San Piero a Sieve, viene spedita una busta con l'indirizzo formato da lettere ritagliate dai giornali e viene indirizzata al sostituto procuratore Silvia Della Monica, l'unica donna tra i magistrati che si occupano dei delitti del mostro. Nella busta c'è qualcosa di spaventoso. C'è un pezzo del seno di Nadine. Che senso aveva questo gesto? Rivisto dopo, io lo interpreto così. Se si ritorna a quello che era l'atmosfera a Firenze nel 1985, che era una situazione di, non dico di panico, ma comunque quasi, o di grande preoccupazione, se un sabato sera una ragazza o un ragazzo dopo mezzanotte non rientravano, scattava l'allarme dei genitori, alla questura direttamente. Allora guardiamo come si è comportato il mostro quella volta. Ha ucciso degli stranieri, nessuna denuncia di scomparsa. Per la prima volta si è preoccupato di nascondere i corpi, cioè di ritardare la scoperta del delitto, rinchiudendo la ragazza nella tenda e nascondendo il corpo del ragazzo nella boscaglia. Quindi aveva bisogno di tempo. Perché? Perché doveva far arrivare la lettera con il pezzo di lembo prima che venissero scoperti i corpi. A quel punto che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che gli inquirenti, gli investigatori, in maniera inequivocabile, perché c'era un pezzo di carne umana, sapevano che c'era stato un delitto. Ma non solo non sapevano chi era il responsabile, non sapevano neanche dove erano le vittime. La cosa non gli è riuscita per un paio d'ore. Un cercatore di funghi trovò i corpi due ore prima che la lettera arrivasse in procura. Era una beffa terribile. Siamo arrivati a 16, 8 coppie, 9 uomini e 7 donne, ammazzati e massacrati in quel modo, dal 1968 al 1985. Poi, basta, il mostro si ferma. Di delitti del mostro di Firenze non ce ne sono più. Le indagini però non si fermano. Bisogna scoprire chi ha massacrato così quelle 16 persone. Bisogna impedirgli di farlo ancora. Anche se il mostro non uccide più, le indagini non si fermano. Nel 1984 è nata la SAM, la squadra antimostro, che si occupa esclusivamente dei delitti di Firenze. È formata da poliziotti e da carabinieri e dal 1986 è diretta da un poliziotto molto esperto e molto deciso, il dottor Ruggero Perugini, che si è formato a Quantico, negli Stati Uniti, dove si trova Scienza del Comportamento, l'unità dell'FBI che si occupa proprio di serial killer. È una specializzazione che serve, come serve sicuramente un coordinamento per le indagini, che spesso sono state improvvisate, affidate al caso e anche segnate da errori grossolani. Per esempio, per un certo periodo viene studiata un'impronta trovata vicino alla tenda dei ragazzi francesi. È un'impronta molto grande e molto profonda. Che cosa significa? Che il mostro è una persona alta e pesante? No. Dopo un po' di tempo si scopre che l'impronta appartiene all'anfibio di un giovane carabiniere che aveva camminato dove non avrebbe dovuto. Da un po' di tempo a coordinare le indagini ci sono due sostituti procuratori, Paolo Canessa e Pierluigi Vigna, che più avanti andrà a dirigere la super procura antimafia. Anche il dottor Vigna vuole procedere in modo moderno e scientifico e già dal 1984, dopo gli omicidi di Pia e Claudio, ha affidato al professor Francesco De Fazio il compito di tracciare un profilo del possibile mostro. La scelta dei tempi, giorni festivi o prefestivi, la scelta di luoghi, luoghi dai quali l'omicida controlla la situazione, non sono anfratti ma sono luoghi dai quali l'omicida può controllare quello che succede, la scelta casuale delle vittime, quest'ultimo diritto lo conferma, cioè non una prescelta della vittima ma del tutto casuale. Il resto è tutto freddamente calcolato, predeterminato, come in un copione che si ripete costantemente. Il professor De Fazio e il suo gruppo consegnano una relazione di 200 pagine, nella quale, in base alle informazioni che hanno ricevuto e agli studi fatti fino a quel momento sui serial killer, c'è un ritratto molto preciso. Secondo loro, il mostro di Firenze sarebbe un individuo di sesso maschile, compreso tra i 35 e i 40 anni, alto 1,85, di cultura anglosassone e con forti menomazioni sessuali. È in grado di usare armi da taglio con precisione chirurgica e uccide a scopo di libidine.
E quando lo fa, secondo loro, è rigorosamente solo. Ma chi è il mostro? È uno che sa usare i coltelli, allora è un macellaio. No, li sa usare con estrema precisione, allora è un medico. Di più, è un chirurgo. Le voci corrono. I sospetti scivolano tra le pagine dei giornali, alimentano sempre nuove leggende, creano nuovi mostri. Ma la verità qual è? C'è chi si batte per questo. Gli investigatori, Perugini, Canessa, Vigna. Ci sono anche i parenti delle vittime, i genitori e i fratelli di quei poveri ragazzi uccisi. Tra questi in particolare ce n'è uno, il signor Renzo Rontini, il padre di Pia. Renzo Rontini è un uomo molto semplice, un ex marinaio della Marina Mercantile, un comandante di macchina, e non ci sta ad accettare che sua figlia Pia sia stata massacrata in quel modo da un'ombra, da uno sconosciuto, da un mostro. Il signor Rontini e sua moglie Winnie si danno da fare, cercano di collaborare alle indagini, parlano con i poliziotti e i giornalisti, partecipano a tutte le udienze dei processi che si terranno, perdendoci la casa, i soldi e anche la salute. Ma i delitti del mostro non possono rimanere impuniti. Il mostro deve avere un nome e un volto. Quando fa questo appello nel 1992, in una trasmissione televisiva di Rai 2, il capo della squadra antimostro, Ruggero Perugini, ha in mente una persona ben precisa. Non assomiglia affatto all'identikit psicologico tracciato dal professor De Fazio, anzi, è proprio un'altra persona. Non è un professionista anglosassone alto 1,85, ma è un contadino di Mercatale, basso e tarchiato. Si chiama Pietro Pacciani. Era stato preparato tutti i trucchi. Io non dico né chi gli ha fatti, né chi può essere e chi non può essere. Insomma, intercettazioni canore, tutti i microfoni nascosti, quello là nel telefono, uno sui tetto, uno si ragiona, e la mia moglie, se uno, che gli hanno camuffato anche nastri, se no, e potevano sapere tutta la verità, come si dice a letto. Io mi sentivo male, a volte dalla rabbia ci perseguitano, e si ragionai, e comunque la povera donnuccia, ma guarda, ma ci siamo ritrovati, ma che si è fatto di male, si è sempre lavorato dalla mattina alla sera, e ci si lamentava di tutti questi fatti, tutti questo male che ci volevano addosso, ci buttano addosso. Pietro Pacciani ha 67 anni e vive a Mercatale, un paese a 28 chilometri a sud di Firenze. Ha fatto molti mestieri, il calzolaio, il manovale, soprattutto il giardiniere e il contadino. Ha precedenti penali, brutti precedenti penali. Risalgono al 1951, quando aveva 26 anni e viveva a Vicchio, nel Mugello. Sono nato in una famiglia religiosa di poveri contadini ad Ampinana il 7/1/1925. Io cercai una ragazza per pigliare, insomma, per sposarmi, per aiutare in casa ai miei poveri genitori, che c'era tanto da lavorare. E trovai questa una bella ragazza, si chiamava Miranda Bulli, insomma, gli era un anno e più che si era fidanzati, e arrivò il momento di sposarsi, ci si voleva bene. E questa donna, poi un brutto giorno, la trovai in compagnia di un altro. E io ero geloso, gli volevo bene a questa donna, lei la cominciò a dirmi, guarda, mi ha preso per forza, picchialo. Andai per tirargli due pugni io. E questo gli era un pezzo d'uomo più grosso di me, e mi agguantò per il collo, mi stava strozzando. E io fruga trovavo il coltello in tasca che tutti i contadini si porta per le piante, e ci diventa qui maledetto coltello, se non l'avevo non era successo nulla. E da quella volta un po' non riportavo in tasca più nemmeno un chiodo io, l'ho maledetto tante volte. M'ebbe a difendere, se no morivo io. La ricostruzione del tribunale è un po' diversa e fa notare come Pietro Pacciani abbia massacrato il rivale con 19 coltellate e poi abbia costretto la ragazza a fare l'amore con lui, lì, sull'erba, accanto al corpo di quell'altro. È una storia talmente torbida e feroce che per tutta la Toscana viene raccontata dai cantastorie. Per quell'omicidio Pietro Pacciani viene condannato a 13 anni. Se li fa tutti, esce di galera, va a Mercatale e sposa una donna, Angiolina, dalla quale ha due figlie.
ma continuano a girare brutte voci, che sia un brutto tipo, un violento, un perverso, che tratti male la sua famiglia. Maltrattare la famiglia, mi sento dire. C'è la mia moglie, poverina, che lei è rimasta semifermatamente, non sa né che la dice, né che la fa, né quando è nata, non sa nulla. E io ho cercato di aiutarla in tutti i modi, gli portava perfino il caffè a letto. Anche qui, però, c'è una ricostruzione diversa, molto diversa. Lei sa se suo padre in casa aveva anche un cane? Delle persone le avevano lasciato... In custodia, un cane? Sì, un cane nero, cioè gli lasciavano di mangiare da... E glielo facevano tenere? Sì. Il mangiare gli lasciavano, e di questo mangiare cosa ne faceva? Il mangiare dei cani a chi lo dava? A noi. A voi della famiglia? Senta una cosa, il cane come lo trattava? Lo picchiava con due bastoni, cioè come ci trattava noi. Ecco, era questo. Come ci trattavano. Ma vi picchiava anche per altri motivi più specifici, quotidiani o periodici? Anche quando non si voleva andare a letto con lui. Quando ha cominciato? Che età aveva lei? 11-12 anni. Pietro Pacciani viene condannato a 4 anni e 3 mesi per aver abusato sessualmente delle figlie. È ancora in galera quando nell'ottobre del 91 gli arriva un avviso di garanzia. È indagato per tutti gli omicidi del mostro, dal 74 all'85, tutti tranne quello del 68. Per la procura, il mostro di Firenze è lui. Mi si sente dire da qui, da questi psicologi, come li chiamano, insomma, dice, Stomo era sano di mente secondo voi? E dice, sì, come sì? Dice, sano di mente? Dice, sì. In piena facoltà di intendere e volere, sì, ma lei l'avrebbe fatto e che gli ha fatto questo disgraziato infame e Dio lo brucia all'inferno, andare a fuori ragazzi, fuori figlioli, senza avergli fatto nulla. Pietro Pacciani entra nell'inchiesta sui delitti del mostro di Firenze già dal 1985, dopo uno screening, un controllo fatto col computer su una lista di persone con precedenti specifici e caratteristiche sospette e dopo una lettera anonima. Contro di lui ci sono alcuni indizi. Ci sono i tempi, gli intervalli che intercorrono tra un omicidio e l'altro e che corrispondono abbastanza esattamente ai tempi in cui lui si trova in galera. Ci sono le testimonianze che lo descrivono come una persona violenta e brutale, come un brutto tipo che fa paura, come una persona che ha grande abilità manuale e che conosce benissimo quei luoghi perché fa il guardone e il cacciatore di frodo. Lei ricorda di essere stato gli anni passati in macchina? Sì, ma quando ero fidanzato con sua moglie? Con mia moglie. Era nella piazzola, sì, che poi è diventata famosa? Nella piazzola dove è successo l'ultimo delitto dei francesi. Sì. Beh, cosa è successo? Ci si mise insomma un po' in lì, fermi, e dopo 20 minuti, mezz'ora, ora, vidi come una lampadina. Vicino alla macchina? Sì, a 3 o 4 metri. Alzai il capo e vidi Pacciani. Io, signore, me ne hanno buttato addosso tutti i colori. Dice Pacciani, guardone, io sono un uomo perfetto come tutti gli altri e ne do la prova. Io non ho mai andato a guardare, se fosse andato a guardare uno e fa quelle schifezze, uno va a guardare che fa un altro. Io lo facevo alla mia moglie, e mia moglie apposta. Da quando è uscito di prigione, dopo aver scontato la pena per la violenza alle figlie, Pietro Pacciani è sotto stretta sorveglianza, intercettato e spiato. Ci sono alcune strane intercettazioni, come quando sua moglie Angiolina deve andare dal magistrato per farsi interrogare. Pietro Pacciani cerca di convincerla a non farlo, a darsi malata, a dire che ha mal di denti. Poi però Angiolina risponde al telefono, è il magistrato, lei non sa dirgli di no e ci va. Quando torna, Pacciani si arrabbia molto con lei e le microspie registrano tutto. Non stai male nelle cose. Io ho detto più di te, non stai male.
Pacciani picchia la moglie e la moglie scappa di casa. L'agente addetto all'intercettazione lo sente agitarsi, frugare per casa, aprire qualcosa con una cerniera e dire «Ndo la metto ora? Che cosa?» «La pistola», dice la polizia. Pacciani è preoccupato perché teme una perquisizione in seguito alla deposizione della moglie e non sa dove nascondere la pistola. Volevo precisare, io siccome soffro di stangina per torres e la circolazione, marzavo dal letto, mi facevo un po' di caffè, certamente sbattevo gli sportelli pigliando la tazzina, pigliando il caffè di dentro, ma non c'è mia nulla di è tutta roba normale. Poi siccome viene amplificato il volume, è tutto lì, lo sportello andavo a aprire e chiudevo perché c'ha la molla a scatto, fa il rumore, fa zac, zac, insomma, amplificandola si sente il rumore forte. Le perquisizioni. In casa di Pacciani la squadra antimostro ne fa tante. La prima è del 1990 e gli uomini del dottor Perugini non trovano niente di particolare, a parte le riproduzioni di due quadri. Uno è la primavera del Botticelli, l'altro è un quadro strano che raffigura immagini astratte e violente. Pacciani dice di averlo fatto lui e che si chiama Sogno di fantascienza. Per la procura quel quadro ha significati nascosti che vengono analizzati da una perizia psichiatrica. Poi all'improvviso si sgonfia tutto. Il quadro non l'ha fatto Pacciani, è di un pittore cileno, Cristian Olivares. Pacciani probabilmente lo ha trovato in una discarica e poi lo ha colorato. Dalle altre perquisizioni, invece, salta fuori qualcosa. Nell'aprile del 1992, un vero e proprio esercito di carabinieri, poliziotti, operatori della scientifica e anche vigili del fuoco si piazza a casa di Pacciani e ci sta 12 giorni, mentre Pacciani li osserva piantato in mezzo all'orto con un cappellino in testa. Angiolina è meno tranquilla e il primo giorno morde addirittura un poliziotto. Il terzo giorno è lo stesso dottor Perugini a trovare qualcosa. Mi ricordo che io mi trovavo nel fondo dell'orto dove si svolgevano in quel momento le ricerche. Tornai indietro, la tettoia era bassa e quindi io mi abbassai per non sbattere la testa contro la tettoia, vidi uno scintillio. Allora chiamai l'operatore della scientifica. Estrassi. La perquisizione nel giugno del 1992. Gli uomini del maresciallo Minoliti, della compagnia dei carabinieri di San Casciano, trovano a casa di Pacciani un portasapone e un block notes di marca tedesca. Il dottor Perugini vola in Germania dai genitori di Horst, uno dei due ragazzi uccisi nel furgone nel 1983, e torna con la convinzione che quegli oggetti siano compatibili con quelli posseduti dal ragazzo. Altro elemento, un altro anonimo. Ai carabinieri di San Casciano arriva una busta che contiene una lettera che in un toscano molto esasperato inveisce contro Pacciani. Dentro c'è anche l'asta guidamolla di una beretta calibro 22. Cosa c'entra con Pacciani? È avvolta in uno straccio che risulta strappato da una vecchia federa che apparteneva a Pacciani. Indizi, testimonianze, anonimi, perquisizioni. Non è un processo facile quello che si apre alla Corte d'Assise di Firenze il 19 aprile 1994. Dura 7 mesi per 45 udienze e alterna momenti di involontaria comicità a momenti di estrema durezza. È il processo ai delitti del mostro di Firenze. Io ho scritto le poesie, Dio, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci bravo. Sarebbe meno pensieri, bravo, e meno pene. Noi condividiamo. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla Corte d'Assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. Verso le 6:30, le 7:15, giù di lì, giunsero in caserma parenti della Stefania Pettini e di Pasqualino Gentilcore. In caserma, a Borgo San Lorenzo? A Borgo San Lorenzo. Bene. A riferire che i due, che erano fidanzati non ufficialmente, non erano rientrati in casa. Mentre mi riferivano questi dati, venne un contadino, mi pare che fosse un certo signor Fuse, a riferire che poco prima erano stati notati in località Fontanelle di Rabatta
i cadaveri di due persone. La ragazza Prego. Era con le gambe aperte e nella vulva aveva un traccio di vite. Vogliamo mostrare al test e cominciare con le foto per vedere se ci possono aiutare. Si vede la vite, se si può ingrandire ancora. È un ragazzo della scorta che ha avuto qualche problema sulle foto. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno di dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto di mia conoscenza. Signora, se la sente di deporre, perché la vedo piuttosto emozionata, sì. Naturalmente è comprensibile. Sì, sì. Sono i delitti del mostro, cose che non si riusciva neanche ad immaginare che potessero accadere in Italia, non qui, non da noi. Ma chi è il mostro di Firenze? Diputato, per legge ha per ultimo una parola se la chiede. Ha qualcosa da dire? Prego. Io la rimetto nelle vostre coscienze, ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi e da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce, credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità, e questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come che devo fare? Io ho detto tutta la verità. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti, come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto d'arma comune a sparo, relativi all'omicidio in danno di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. L'udienza è tolta. Avete sentito, Pacciani è stato condannato. Vedete, qui c'è un assalto dei giornalisti verso Pacciani. Vedete un'udienza, questo finale drammatico. Questo finale drammatico, vedete? Il 1 novembre 1994 la Corte d'Assise di Firenze condanna Pietro Pacciani a 14 ergastoli per i 14 omicidi avvenuti tra il 1974 e il 1985. Per il primo, quello del 68, non ci sono prove che l'abbia compiuto Pacciani, anche se per la Corte sarebbe da attribuire a lui. Ma è un punto complesso, sul quale ci sono alcuni dubbi. Ma soprattutto la sentenza contiene una novità inquietante. In almeno uno degli omicidi, quello dei due ragazzi francesi, Pietro Pacciani non era solo. Lo dicono la dinamica dell'omicidio e lo dicono due testimoni che l'hanno visto allontanarsi dal luogo del delitto in compagnia di un'altra persona. Il 29 gennaio 1996 si apre il processo d'appello. Agli avvocati Fioravanti e Bevacqua, che hanno difeso Pacciani in assise, si affianca l'avvocato Nino Marazzita, con un pool di investigatori composto da Carmelo Lavorino e Francesco Bruno. Fin dall'inizio si ha la sensazione che la sentenza sarà ribaltata. Gli indizi non sono sufficienti, le prove non sono così certe, le testimonianze non sono così sicure. Il 13 febbraio 1996, su richiesta dello stesso pubblico ministero Piero Toni, la Corte d'Appello, presieduta dal giudice Francesco Ferri, assolve Pietro Pacciani dai 14 omicidi per cui era stato condannato all'ergastolo. Pietro Pacciani viene scarcerato e va a rifugiarsi in una casa a Firenze, assistito da una suora delle Figlie della Carità, suora Elisabetta, che gli fa da assistente spirituale. L'Italia si divide di nuovo tra innocentisti e colpevolisti. Ma dov'è la verità? Chi è il mostro di Firenze? Sembra finito tutto in un vicolo cieco, e invece no.
Come in un romanzo di John Grisham, come in un legal thriller all'americana, c'è un colpo di scena. Poco prima della sentenza, la procura aveva presentato 4 nuovi testimoni, indicati con le lettere dell'alfabeto, alfa, beta, gamma e delta. Dicevano di aver visto Pietro Pacciani uccidere i ragazzi francesi assieme ad un altro uomo, di cui avevano fatto nome e cognome, Mario Vanni. Ma il presidente Ferri, per un problema di procedura, non aveva accettato le testimonianze e Pacciani era stato assolto. È da lì che riparte l'inchiesta sui delitti del mostro di Firenze, da Alfa, Beta, Gamma e Delta, e da Mario Vanni, che viene arrestato per omicidio. Ma come si è arrivati a questo punto? Dal 15 ottobre 1995, alla questura di Firenze, c'è un nuovo capo della squadra mobile. Si chiama Michele Giuttari e viene dalla direzione investigativa antimafia, prima in Calabria e poi a Firenze, dove si è occupato delle stragi del 93. La corte d'assise che aveva condannato Pacciani il 1 novembre 1994, nella sentenza, aveva evidenziato che quantomeno per gli ultimi 2 duplici omicidi, quello dell'84 e quello dell'85, vi erano elementi che potessero aver partecipato altri soggetti insieme al Pacciani. Questo sulla base di risultanze dibattimentali. Ecco allora che la procura avvia un nuovo procedimento per identificare eventuali complici ed ecco che il primo lavoro che mi viene affidato è proprio questo, quello di rileggere tutte le carte, analizzare nuovamente il tutto per vedere se in quelle carte ci fossero stati degli spunti che andavano nella direzione che in sentenza aveva tracciato la Corte d'Assise. Il dottor Giuttari si rilegge pazientemente tutte le carte, riesamina tutte le testimonianze, anche quelle non prese in considerazione nei vari processi, e trova qualcosa di interessante. Due coniugi di Fiesole che la notte dell'omicidio di Pia e Claudio vedono allontanarsi 2 macchine, una scura e una chiara, dal luogo dell'omicidio. Un signore americano che la notte dell'omicidio dei 2 ragazzi francesi vede un'auto chiara che cerca di nascondersi sulla stradina che porta alla piazzola degli Scopeti, un'auto con a bordo 2 persone. 2 coniugi che poche ore prima del delitto, su quella stradina, notano un'auto di colore rosso, con 2 uomini, uno tacchiato e di mezza età, con i capelli tagliati corti, e l'altro un po' più alto, che sembrano guardare verso il bosco dove si trova la tenda dei ragazzi francesi. E poi una decina di testimonianze di persone che non si conoscevano e che già allora avevano detto che sui luoghi dei delitti, alle ore dei delitti, avevano visto più macchine e persone sospette. Una di queste descrizioni corrisponde a quella di Pietro Pacciani. Ma l'altro uomo chi è? Pietro Pacciani ha alcuni amici, amici molto intimi, molto stretti, coi quali va in giro. Uno di questi si era già visto prima, al primo processo, quello in corte d'assise. Signor Vagni, che sì? Lavoro fa lei? O io sono stato a fare delle merende con i Pacciani. No, no, scusi un attimo. Oh, allora, no. Vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Mi guardi, fa piacere. Lei comincia male, sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Lei ha conosciuto Pietro Pacciani? Sì, l'ho conosciuto. Siete diventati amici? Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda così, vero, ma o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto. Qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due? Noi due siamo andati. Si trovava. Vi trovava? Paese. Dopo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose. È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna? No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda. Così sì, abbiamo già capito, signor Vanni. Qualche bicchiere, via, insomma, sì, questo lo possiamo dire. Il dottor Giuttari fa mettere sotto sorveglianza gli amici di Pacciani, fa intercettare le loro case e i bar in cui si trovano. Salta fuori qualcosa di interessante.
Saltano fuori alfa, beta, gamma e delta. Abbiamo avuto un testimone oculare presente all'ultimo duplice omicidio, ha visto come si sono svolti i fatti e li ha raccontati. Li ha raccontati fornendo degli elementi che non erano noti e che solo effettivamente chi era presente sul posto avrebbe potuto conoscere. Il testimone alfa si chiama Fernando Pucci. Dice di aver visto la scena dell'omicidio dei due ragazzi francesi. Dice di aver visto un uomo con la pistola e un uomo col coltello, Pietro Pacciani e Mario Vanni. Vanni ha squarciato la tenda dei ragazzi. Il ragazzo francese è uscito, Pacciani lo ha inseguito e lo ha ucciso. Con lui, con Pucci, che si trovava in quella piazzola per un bisogno fisiologico, c'era anche un altro uomo, Giancarlo Lotti, il testimone beta. A vedere alfa e beta sul luogo del delitto e indicarli alla polizia come possibili testimoni era stata una donna che era passata di lì assieme ad un suo amico, i testimoni gamma e delta. Ma Giancarlo Lotti non è soltanto un testimone. Conosce bene e frequenta spesso Pacciani e Vanni. Ha un'auto rossa come quella segnalata in alcune testimonianze. Cade in contraddizione e messo alle strette confessa. Era presente alla piazzola degli Scopetti perché faceva da palo a Pacciani e Vanni e si era portato dietro anche Pucci, che però non sapeva nulla di quello che sarebbe successo. E dice che era presente anche per l'omicidio di Pia e Claudio a Vicchio, dove aveva visto Pacciani sparare nella Panda ai due ragazzi e poi Vanni tirare fuori Pia, trascinarla nel campo e mutilarla. Aggiunge anche che Pia, mentre Vanni la trascinava nel campo, urlava ancora. Giancarlo Lotti è anche lui uno dei compagni di merende. Va bene, ma chi sono i compagni di merende? Si tratta di queste persone che erano emarginate alla comunità e quindi si muovevano per conto proprio, si coglie anche dai loro soprannomi, che erano persone diverse, escluse e per molti aspetti i grulli del paese. Appunto i soprannomi sono eclatanti. Pacciani è soprannominato il Vamp perché in una delle tante occasioni di feste paesane, per dimostrare la sua forza, il suo coraggio, dopo aver bevuto un po' di benzina, si metteva a fare il mangiafuoco, naturalmente non essendo un mangiatore di fuoco e non essendo un circense, si bruciò tutto il viso e da lì il soprannome del Vampa, avvampato da questa fiammata di benzina sul viso. Gli altri, come dire, per lo stesso tenore, i soprannomi non sono mai casuali. Katanga è il soprannome per dimostrare questa uomo, come dire, forse forte, ma con pochissimo cervello, quindi uno violento che non guarda, che non ragiona sulle cose, che si muove d'impeto, che è facilmente anche strumentalizzabile. Poi c'era il postino detto Torsolo. Torsolo è, come dire, il resto del frutto inutile, insignificante, che si getta e che non si considera. Dalle indagini e dalle testimonianze emerge un mondo strano, fatto di perversioni, abusi e violenze, e una piccola banda che ruota attorno a Pacciani e che fa paura. Emerge un mondo sinistro, fatto di prostitute, protettori, pervertiti e casolari sperduti nelle campagne fiorentine. La Toscana, sì, ha generato molti misteri inquietanti. È che la Toscana, credo che, e Firenze in particolare, è schiava di un'immagine che gli è stata costruita sopra nell'Ottocento, credo dagli inglesi, come una città solare, una città armoniosa, la città del Rinascimento. È vero che è la città del Rinascimento, ma non è una città rinascimentale, è una città medievale, è una città di pietra, e di pietra fatta di spigoli. Non c'è spazio per il verde, o se c'è il verde è nascosto. È una città cattiva, è sempre stata. Sono stati commessi qui dei delitti atroci, basta andare in Piazza Signoria e guardare sotto la loggia dell'Anzi.
sono cose sublimi, ma è come se ci fosse a Firenze una vena di sadismo e di violenza che scorre sotterranea e poi quando emerge prende delle forme sublimi. Questa lava si solidifica nel Perseo che mostra la testa, in stupri terribili, magnifici, del Gian Bologna. Però è una città che se tu la vedi d'inverno è una città grigia, una città in cui l'Arno giallo porta giù di tutto, alberi, carogne di animali. È una città fatta di strade buie, strette, piccole. È stata deformata dagli inglesi. Camera con vista, ma la vista è diversa. È un mondo strano, con abitudini inquietanti. C'è una donna, una prostituta che ha avuto una relazione con Lotti, che parla di incontri a casa di un santone, a San Casciano, a soli 2 chilometri dal luogo in cui sono stati uccisi i ragazzi francesi. Un santone, un sensitivo di origine catanese morto a metà degli anni Ottanta. La donna parla di riti, di orge, di messe nere. Io ci ho trovato anche del sangue. Spesso? Spesso. Ce n'è una di Prato che addirittura la prendeva un maialino, addirittura la ammazzava e gli mangiava il cuore, addirittura crudo. Sono questo i compagni di merende? Una banda di assassini feroci? Un gruppo di serial killer che agiscono assieme, dominati da una personalità forte come quella di Pacciani? Il 20 maggio 1997, alla Corte d'Assise di Firenze, inizia il processo ai compagni di merende. Mario Vanni è accusato degli ultimi 5 omicidi, Giancarlo Lotti degli ultimi 4. A loro si è aggiunta un'altra persona, un commerciante di piastrelle chiamato in causa da Lotti per i delitti dell'81 e dell'85. Manca Pietro Pacciani. Il 12 dicembre 1996 la Corte di Cassazione aveva annullato il processo che lo aveva assolto. Anche lui è accusato degli ultimi 5 delitti del mostro, ma dovrà essere giudicato in un altro processo. Riguarda il mostro di Firenze, io non ho nulla a che vedere, sono innocente. Lei mi creda, signor Presidente, questa è la verità. Il 24 marzo 1998, dopo 5 giorni di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise condanna Mario Vanni all'ergastolo e Gianfranco Lotti a 30 anni. Assolve il commerciante di piastrelle per non aver commesso il fatto. Sentenza sostanzialmente riconfermata il 31 maggio 1999, nonostante il grande impegno del loro difensore, l'avvocato Nino Filastò. Mi dica. Come io non ho diritto a parlare. Sì, lascia dire, di che la vuol dire, Vanni? Sì, lo dico. Dico che io voglio. Calma, calma, metta a sedere che dica calmo. Dico che voglio tutte le lettere che l'avete voi in Corte d'Assise. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Poi ci sarà il signore che punirà il signor Canessa con un malasso inguaribile. No, questo non lo può fare. E io chiedo che venga espulso, Presidente. Basta, fra l'altro dobbiamo sentire un test importante. Sa, le minacce a me mi fanno... è acqua calda. Non si fanno minacce, non si fanno minacce. L'ultima volta, dico subito, è stato ammonito, è stato allontanato, poi sarà espulso da Laura e non ci mette più piede. Presidente, ha commesso un reato, secondo me. Fino a quanto... L'ultima parola, vi riduce... Il lavoro e la libertà, ritorneremo prima di tutto. Va, portalo fuori, va. Via, via. Bene, grazie Presidente. No, Vanni, fuori. Via, non me ne importa. Bene. E tanto sono solo, sono avvocato Filastoni, vai. Ergastolo a Vanni, ma solo per gli ultimi 4 delitti e 26 anni a Lotti. E Pacciani? Pacciani non c'è più, Pacciani è morto. Il 22 febbraio 1999 è domenica. Un vicino di casa di Pacciani nota qualcosa che non va. Pacciani si chiude sempre in casa, sbarra tutte le porte, perché ha paura. Lo dice sempre a tutti. Ho paura che mi ammazzano. Quella domenica mattina il cancello della casa di Pacciani è chiuso, ma
ma le due porte che si intravedono oltre il giardino sono aperte. Il vicino chiama Pacciani. Pacciani non risponde e allora il vicino chiama i carabinieri. E quando i carabinieri entrano in casa, trovano Pietro Pacciani steso sul pavimento, a faccia in giù, con i pantaloni abbassati sulle ginocchia. È morto. Arresto cardiaco, dice il medico. Va bene, ma le cause? Sulla morte di Pacciani è stato in effetti incardinato un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Firenze. È stata già eseguita su ordine del PM una consulenza tecnica. Il risultato di questa consulenza avrebbe portato all'accertamento dell'assunzione da parte del Pacciani di un farmaco che in effetti era controindicato per le patologie di cui soffriva. Pacciani aveva il diabete, soffriva di arteriosclerosi e aveva la pressione alta e poteva morire per una serie di cause naturali. Però quella morte, in quel momento, e per uno come lui, Pietro Pacciani, accusato dei delitti del mostro di Firenze, è sospetta. Nel 2001 il sostituto procuratore Paolo Canessa fa riesumare il corpo di Pacciani e fa procedere ad un esame tossicologico. Il professor Mari e la professoressa Bertò dell'ospedale di Careggi a Firenze rilevano tracce di un farmaco antiasmatico, uno spray che si chiama Eulus. Pacciani lo avrebbe assunto poco prima di morire e ce ne sono due flaconi nel suo frigorifero. Ma l'Eulus è un farmaco che non va bene con le condizioni di salute di Pacciani. È fortemente controindicato perché ad un paziente come lui potrebbe proprio far venire un infarto. Nessun medico, e soprattutto nessuno di quelli che conoscevano Pacciani, avrebbe potuto prescriverglielo per errore. E allora chi è stato? Chi ha procurato quel farmaco a Pacciani? Alla farmacia del paese dicono di non averglielo mai venduto. C'è un particolare. Pietro Pacciani muore nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Quel giorno ha visto molte persone, le solite persone legate alle indagini in corso o al procedimento. L'ultimo ad averlo visto, o meglio ad averlo sentito, è un pittore di Mercatale, un suo amico, che gli telefona di sera. Pacciani non può stare al telefono, ha fretta perché ha gente in casa. Chi? Un erborista, dice. Un erborista. Il pittore lo sente anche parlare, quell'erborista. Lo sente chiedere chi gli è alla Toscana e sente Pacciani che gli risponde niente, gli è qui grullo del pittore. Poi Pacciani saluta e mette giù. Un erborista. Chi è quell'erborista? Resta un mistero. In ogni caso, che sia la morte naturale di un uomo che si è curato in un modo sbagliato o che sia l'omicidio premeditato di un testimone scomodo, quella di Pietro Pacciani non è l'unica morte sospetta che in quegli anni colpisce testimoni, indagati o persone vicine ai compagni di merende. Per esempio c'è Francesco Vinci, uno dei primi ad essere indicati come il mostro di Firenze, l'amante della donna uccisa in macchina nel 1968. Nell'agosto del 93 Francesco Vinci viene ucciso a colpi di fucile assieme ad un altro uomo e infilato nel bagagliaio della sua auto, che poi viene incendiata e gettata in un dirupo. L'ha ucciso il mostro, dirà Pacciani quando verrà a saperlo. Quale mostro? Due settimane dopo tocca a Milva Malatesta. Milva Malatesta è una prostituta che frequenta il giro dei compagni di merende e che viene trovata carbonizzata in macchina assieme al figlio di 3 anni. E c'è anche uno strano suicidio, avvenuto molti anni prima, nel 1980. Il padre di Milva Malatesta, Renato Malatesta, marito di una delle amanti di Pacciani, viene trovato impiccato nella sua stalla. Ma è una di quelle strane impiccagioni in cui chi si impicca tocca per terra con i piedi. Ma sono ambienti difficili, violenti, spesso disperati. Forse si tratta di coincidenze o forse no. In un caso come questo viene da chiederselo. Si tratta di normali omicidi, normali suicidi, incidenti, oppure di persone scomode tolte di mezzo? Lasciamolo stare, mettiamoli da parte. Torniamo ai compagni di merende. Pietro Pacciani è morto. Vanni e Lotti sono in galera per gli ultimi 4 delitti del mostro. Anche questa volta la sentenza divide l'Italia. Intanto mancano alcuni delitti all'appello, manca il primo, il delitto del 1968. E poi
C'è chi pensa che le prove presentate non siano sufficienti, che non siano i compagni di merende i veri colpevoli dei delitti del mostro. C'è chi pensa che tutta quella storia, quegli omicidi così efferati, ma anche quei veleni, quei misteri e quei depistaggi che sembrano ruotare attorno ai delitti del mostro, non possano essere opera del Vampa, del Torsolo e del Katanga, o almeno non soltanto di loro, loro da soli. L'ipotesi dei cosiddetti compagni di merende è una certezza. In una vicenda così difficile, unica, ripeto, in appena 3 anni si è giunti alla sentenza definitiva. C'è stato un primo processo di primo grado, il processo di appello che ha confermato le condanne, la Cassazione che ha messo la parola fine il 26 di settembre del 2000. Questo è un punto fermo. Questa è una certezza, non è un'ipotesi. Gli ultimi 4 duplici omicidi riferibili al cosiddetto mostro di Firenze hanno i loro autori, alcuni dei loro autori, hanno nome e cognome. Ogni volta che si arriva ad un punto, in questa brutta storia che fa paura, succede qualcosa che allarga l'orizzonte, alza il tiro e apre nuove ipotesi sempre più inquietanti. La Procura della Repubblica di Firenze, il sostituto procuratore Canessa e il dottor Giuttari sono convinti che i compagni di merende non erano soli. Era già uscito qualcosa in questo senso. Durante il dibattimento, Giancarlo Lotti aveva detto qualcosa. Ho detto che questo dottore andava da Mercatale, da Piero, per prendere questa roba delle donne. Ma... E gli dava qualcosa in cambio? Dice di ne pagare, poi... Dice di ne pagare questa roba qui. Qualcuno che chiedeva lavoretti. La nuova fase delle indagini sui delitti di Firenze si muove in questo senso. Esisteva un gruppo di persone, un livello superiore, che guidava e copriva le azioni dei mostri di Firenze. Un gruppo di persone, una setta, che chiedeva e comprava feticci di donne uccise mentre stavano facendo l'amore, da usare in riti esoterici. Detto così sembra pazzesco, e forse lo è. Ma questa è una pista che la Procura di Firenze e il dottor Giuttari ritengono molto seria. Una pista che per loro è supportata da elementi molto concreti. Intanto la ritualità degli omicidi, compiuti in condizioni climatiche particolari, notti di luna piena per esempio, vicino a corsi d'acqua, cimiteri o chiese sconsacrate, o vicino ad alberi dal significato esoterico come viti e cipressi. Poi sempre le stesse armi, quel coltello e quella pistola, quasi fossero appunto armi rituali. Quelle mutilazioni, inferte a donne che stavano con un altro uomo. E poi alcuni elementi dal significato esoterico trovati vicino alle vittime, come quella piccola piramide trovata vicino al corpo di Carmela nel 1981. E poi altri segni, molto più strani. All'epoca, quindi parliamo del 1985, chi ha vissuto in prima persona questi fatti li ha raccontati. Li ha raccontati mettendo a verbale quello che aveva visto, le fotografie che aveva fatto, e conducendo la polizia sul posto. Quindi non sono elementi che emergono adesso perché è frutto di suggestioni, sono elementi, direi, acquisiti in epoca non sospetta, cristallizzati in atti di polizia giudiziaria che recano quella data. Il 10 settembre 1985 un guardiacaccia racconta di aver visto i due ragazzi francesi 4 giorni prima che venissero uccisi. Li ha visti in un luogo in cui non si poteva campeggiare perché zona di ritrovamenti etruschi e li ha mandati via. Qualche giorno dopo l'omicidio un suo collega nota in quel luogo strani cerchi fatti con le pietre del diametro di 90 centimetri. Uno aperto e vuoto, l'altro aperto e con dentro pelli di animali bruciate, l'altro chiuso e con dentro una croce e 2 bacche. Secondo gli esperti di esoterismo consultati dalla polizia, sono un rito che annuncerebbe la morte dei 2 ragazzi. Per la polizia è difficile pensare che i 2 ragazzi francesi si siano accampati in un luogo, che tra l'altro non era facilmente raggiungibile, nel quale poi saranno ritrovati quei cerchi soltanto per un caso, per una coincidenza. Ancora un altro elemento.
Nella primavera del 1997 ci sono due signore, madre e figlia, che chiamano la squadra mobile e denunciano al dottor Giuttari, un pittore svizzero, che per un certo periodo hanno ospitato in casa loro, una villa che una volta era un ricovero per anziani. Il pittore se n'è andato di nascosto, lasciando nelle sue stanze materiale pornografico, una pistola e un blocco simile a quello sequestrato a casa di Pacciani. Del pittore non c'è traccia, ma il dottor Giuttari è uno che non molla, lo cerca dappertutto, anche all'estero, e alla fine lo trova, in Francia, a Cannes. Il pittore parla, ma la versione che dà dei fatti è completamente diversa. Non se n'è andato, dice, è scappato, perché in quella casa, dice lui, si tenevano strani riti. Le padrone della villa negano, decisamente, querelando tutti quelli che hanno messo in relazione la loro villa con i delitti del mostro di Firenze. Certo, Pacciani ha lavorato in quella casa, però precisano molto tempo prima e per poco tempo. La polizia, convinta che quella villa nasconda qualcosa, compie alcune perquisizioni, ma non trova niente. La pista esoterica era già stata presa in considerazione prima che ci pensasse la polizia. Nel 1984, l'allora direttore del SIS, del Servizio Segreto Militare, Vincenzo Parisi, aveva incaricato il criminologo Francesco Bruno di indagare sui delitti del mostro di Firenze. Ne nacque un dossier in cui naturalmente il primo punto fondamentale era l'interpretazione di questi delitti. L'interpretazione era un'interpretazione inevitabilmente, diciamo, mistico-esoterica, in cui interpretavano i delitti come atti seriali rispetto ad un progetto delirante che era impresso nella mente del killer, e si individuava un primo profilo psicologico di questo individuo, una persona intelligente, capace di autocontrollo, con una buona cultura e con dei gravi traumi familiari. Questo dossier venne molto gradito dall'allora prefetto Parisi, il quale decise che questo doveva essere mandato agli organi investigativi che agivano sul campo a Firenze, e per quello che mi risulta dal SISDE questo rapporto andò a Firenze. Però quello che mi pare sia stato accertato nell'inchiesta tuttora in corso e che gli investigatori che direttamente agivano non ebbero modo di leggere questo rapporto, quindi questo rapporto in qualche modo si è perduto. Che questo sia avvenuto con dolo o senza dolo, io ovviamente non lo so. La pista della sete esoterica esisteva già dal 1984, ma di quel rapporto la polizia ne ha notizia soltanto nel 2001. È stato dimenticato, dice qualcuno. È stato insabbiato, dice qualcun altro, perché dava fastidio a persone potenti. Fantasie, forse. Però ci sono altri elementi, ancora più strani e ancora più inquietanti. Ci sono i soldi. Per la polizia, la storia dei soldi di Pacciani è una storia molto sospetta, sia per l'entità del suo patrimonio, che comprende anche due case, sia per i tempi. Pietro Pacciani, infatti, acquista buoni postali in corrispondenza con le date di alcuni delitti. E questi movimenti sono avvenuti tra l'81, poco prima che iniziasse il primo duplice omicidio, e il gennaio dell'86, quindi qualche mese dopo che si è verificato l'ultimo duplice omicidio. Sono tanti i soldi di Pacciani. Calcolato con i parametri di oggi, il suo patrimonio ammonterebbe a 900 milioni di lire. E a tanti soldi anche Vanni. 93 milioni in banca e 53 in buoni postali, milioni di allora. Chi glieli ha dati? Secondo la polizia, secondo il dottor Giuttari, secondo la procura di Firenze, gente ricca e insospettabile, membri di una setta potente che acquisterebbe i feticci e che manovrerebbe sadici pervertiti senza scrupoli, senza rispetto per la vita umana come i compagni di merende, che agirebbero sia per soldi che per libidine. Tre moventi che si allargano come cerchi concentrici: i soldi, la libidine violenta, la ritualità esoterica. C'è chi non è di questa idea. Per l'avvocato Nino Filastò, che oltre ad essere stato uno dei legali dei compagni di merende e anche uno dei più noti e apprezzati scrittori di romanzi polizieschi, il mostro di Firenze sarebbe un ex poliziotto, come secondo lui dimostrerebbero alcuni indizi.
Per Mario Spezzi, invece, giornalista e anche lui apprezzato scrittore di romanzi polizieschi, l'ipotesi giusta è un'altra. La mia opinione è che esiste un solo movente, che è quello maniacale, nel senso che i delitti sono compiuti, commessi da un maniaco. I delitti sono commessi non solo con la stessa pistola e con lo stesso coltello, ma con le stesse modalità, mi riferisco ai tagli sulle vittime. L'assassino, e quindi è sempre lo stesso, fa un'operazione che non dovrebbe fare. Li fa perdere tempo, rischia di sporcarsi e non ha apparentemente alcun senso, ma la fa sempre. I tecnici dell'FBI dicono che questo è il vero scopo del delitto, inconscio, il vero movente. Cioè l'assassino ogni volta prende e trascina il corpo della ragazza a distanza di alcuni metri da dove l'ha uccisa. Questa è la firma del delitto, lo chiamano la firma. Riprendersi una donna a un altro uomo per riprendersi una donna che gli è stata tolta con la forza. Non si capirebbe altrimenti perché debbano aggredire una coppia e non una donna sola. Questo assassino ha bisogno della presenza di un rivale. E ogni volta, dopo che è morto, compiuta tutta l'operazione, prima di andarsene, torna dall'uomo e gli dà due o tre piccole coltellate quasi a sprecio. La stessa arma, la stessa persona che ha compiuto tutti gli omicidi, secondo Mario Spezzi. Un serial killer. Ma è un serial killer che uccide da solo o in gruppo? Io torno a ribadire l'idea che il mostro sia un assassino solo e un serial killer. Qui abbiamo a che fare non con una persona che sa fare come un medico, come un chirurgo, come è stato scritto, delle operazioni che poi non vengono mai fatte, fortunatamente, ma con una persona che in qualche maniera sa usare le mani e degli strumenti, come il 90% dei serial killer, tra l'altro. A noi cronisti ci fu mostrato tanti anni fa le ferite fatte sul corpo delle ragazze, riportate in maniera schematica su un computer. E sempre i movimenti, il punto di partenza, che era a ore 10, e il corpo, eccetera, la pressione, eccetera, erano rapportabili a una stessa mano, così come allo stesso coltello. Per il dottor Giuttari le cose sono andate diversamente. Le prime mutilazioni sarebbero opera di qualcuno che mostra agli altri come si deve fare. La polizia cita le prime perizie, che parlano di tagli eseguiti con precisione chirurgica, e poi le altre, che parlano invece di tagli grossolani. È chiaro da questo esempio che chi ha operato chirurgicamente nell'81 non può essere stato chi ha operato negli anni successivi. Ipotesi, perizie e controperizie, piste investigative che corrono in direzioni opposte. E misteri, come quello del delitto del 1968. C'entra qualcosa quel delitto con gli altri delitti del mostro di Firenze? Secondo la procura, secondo il dottor Giuttari, secondo i tribunali che hanno condannato i compagni di merende, quel delitto non c'entra niente. In comune con gli altri ha soltanto l'omicidio di una coppia e quella pistola, quella beretta, che spara cartucce calibro 22, marca Winchester, serie H. L'unica pista che può dare dei risultati, dei riscontri oggettivi, e questo è sempre stato detto non solo da noi giornalisti ma dagli inquirenti, è quello che consentirebbe di ritrovare la pistola. La pistola è l'unica maniera, è l'unico oggetto, l'unica prova che può inchiodare il responsabile. Ora, su questa pistola esiste un mistero, l'abbiamo già detto, che una pistola usata per un omicidio non viene data a nessun altro, a nessun titolo, non si vende, non si presta, niente. Nel caso del nostro assassino del 1968, e sappiamo con quasi 100% di sicurezza chi aveva quell'arma, evidentemente non l'ha distrutta. Quindi ha cambiato mano, ma non è stata ceduta. Esiste una sola possibilità per cui un'arma cambi, quest'arma abbia cambiato proprietario, che sia stata sottratta con un furto. Secondo Mario Spezzi, quel furto c'è stato, è avvenuto davvero. Secondo la polizia, invece, non è mai stato denunciato. È un mistero quella pistola, è davvero un mistero. Sulla pistola, io credo
che qualcos'altro debba essere fatto. Prima di poter affermare che sia stata utilizzata in tutti i delitti e soprattutto che sia stata utilizzata, che sia la stessa pistola, dal 71 all'85, di quella utilizzata nel 68. Misteri, ipotesi, piste investigative. Anche dopo la condanna di Vanni e di Lotti e dopo la morte di Pacciani, le indagini del dottor Giuttari e del sostituto procuratore Canessa continuano. Secondo loro, all'appello manca ancora qualcuno, manca il livello superiore, mancano i mandanti. Non sono indagini facili. Nel 1999, dopo la conclusione dei processi, il dottor Giuttari viene trasferito dalla mobile all'ufficio stranieri. Il dottor Giuttari ricorre al TAR, ottiene l'annullamento del provvedimento e ritorna alla mobile, ma nel 2000 viene trasferito di nuovo. Altro ricorso al TAR, altro annullamento, altro ritorno alla mobile, questa volta definitivo. Le indagini continuano. Non solo. Nel maggio del 2003 viene costituito apposta il gruppo investigativo sui delitti seriali, un pool di 10 investigatori specializzati diretti dal dottor Giuttari. Lassù, tra i corridoi deserti e lunghissimi del settimo piano del Magnifico, un ex albergo trasformato in caserma che sembra davvero il set di un film dell'orrore, la squadra antimostro indaga. La speciale squadra antimostro risponde a due procure, quella di Firenze e quella di Perugia. Perché Perugia? Perché nel frattempo è successo qualcosa. Durante una conversazione al telefono, registrata su un nastro, una delle persone che parla dice: attento, ti facciamo fare la fine del medico morto al lago. Quale medico? 16 anni prima, il 13 ottobre 1985, nel lago Trasimeno, in Umbria, era stato ripescato il corpo di un uomo. Un medico di Perugia, un uomo di 36 anni, sposato, appartenente ad una famiglia piuttosto nota. Era sparito 5 giorni prima, l'8 ottobre. Aveva preso una barca, era partito dal porticciolo di San Feliciano e si era allontanato lungo le acque del lago. Non torna indietro. Così lo cercano e poco dopo trovano la sua barca ferma tra le canne dell'isola Polvese, la più grande delle tre isole del lago Trasimeno. Ma la barca è vuota e il dottore non c'è. Lo trovano il 13, di mattina, nelle acque vicino al porticciolo di Sant'Arcangelo, sempre sull'isola Polvese. È morto. Come morto il dottore? Annegato, sembra. Il medico che per primo esamina il corpo del dottore non fa un'autopsia, non ce n'è ragione. Le cause sembrano molto chiare. Il dottore è caduto dalla barca o si è buttato da solo. In ogni caso, una tragica fatalità. Il corpo viene restituito ai parenti, che provvedono alla sepoltura, con la giusta rapidità e riservatezza. Una tragica fatalità. Poi però quella telefonata registrata. Ti facciamo fare la fine del medico morto al lago. Nel giugno del 2002, il sostituto procuratore della Repubblica di Perugia, Giuliano Mignini, fa riesumare il corpo del dottore e lo fa inviare a Pavia, dove c'è un istituto di medicina legale specializzato. Qualche mese dopo, i medici di Pavia consegnano le loro ricerche e la loro versione dei fatti è molto diversa. Secondo loro, il dottore non sarebbe morto nel lago, non sarebbe neppure annegato, sarebbe stato ucciso, strangolato. Attenzione, c'è un altro mistero, un mistero nel mistero, ancora più complicato, al limite dell'incredibile. Ci sono 5 pescatori che vivono e lavorano sul lago Trasimeno, che dicono di aver visto qualcuno, il giorno dopo la scomparsa del dottore, caricare un corpo su una barca e portarlo via. Ma il dottore viene ritrovato soltanto 5 giorni dopo, il 13 ottobre. Si sbagliano quei pescatori, si confondono? Il sostituto procuratore Mignini li ritiene attendibili e sospetta che quello ritrovato il 13 ottobre non sia il corpo del dottore. C'è una fotografia che lo ritrae sulla banchina dopo il ritrovamento. Il sostituto procuratore Mignini
fa analizzare la foto e sulla base di una perizia antropometrica sulle misure del corpo si convince che quello sia il corpo di uno sconosciuto annegato nel lago, fatto ritrovare apposta per avvalorare la tesi di una tragica fatalità e poi sostituito col corpo del dottore. È un'ipotesi che comporterebbe una serie di responsabilità da parte di alcune delle persone presenti al ritrovamento il 13 ottobre. E infatti il sostituto procuratore fa partire 6 avvisi di garanzia per favoreggiamento in occultamento di cadavere. Niente di tutto questo, dicono gli interessati. E anche la famiglia del dottore di Perugia, che fa effettuare a sua volta un'altra autopsia da altri medici legali, secondo la quale il dottore sarebbe semplicemente annegato. Nessun omicidio, dice la famiglia del dottore attraverso i suoi legali, solo una tragica fatalità. Attenzione, stiamo parlando di indagini ancora in corso, di testimonianze da verificare, di perizie e controperizie che si annullano l'una con l'altra. E se si tratti di un'ipotesi molto concreta, di una falsa pista, è ancora tutto da vedere. Va bene, ma cosa c'entra questa storia? Cosa c'entra la storia del dottore di Perugia con i delitti del mostro di Firenze? Secondo la procura di Perugia, secondo la procura di Firenze, secondo il dottor Giuttari e la squadra antimostro, c'entra. Il dottore di Perugia farebbe parte di quel giro di persone tra le quali ci sarebbero i mandanti dei delitti del mostro di Firenze. Nel gennaio del 2004, il sostituto procuratore di Firenze Paolo Canessa invia 4 avvisi di garanzia. Ad un farmacista di San Casciano, ad un medico dermatologo che insegna all'università, a un avvocato e a un imprenditore. L'accusa: associazione delinquere e concorso in omicidio plurimo. Secondo la procura, sarebbero loro i mandanti dei delitti del mostro di Firenze. Sarebbero loro i membri di una setta che commissionava i delitti ai compagni di merende. Secondo le procure di Firenze e di Perugia, ci sarebbero testimonianze attendibili e indizi secondo i quali tra il dottore di Perugia e gli indagati di Firenze ci sarebbero stati rapporti molto stretti, soprattutto tra il dottore e il farmacista di San Casciano, già entrato nell'inchiesta sui delitti del mostro anni prima, in base a testimonianze e a lettere anonime. Gli interessati negano decisamente. Nega la famiglia del dottore di Perugia, che dice che non aveva mai conosciuto gli indagati. Negano gli indagati di Firenze. E negano gli amici del farmacista di San Casciano, come il giornalista Mario Spezzi, secondo i quali non sarebbe mai stato capace di una cosa del genere. Ricordiamoci che sono indagini in corso, sulle quali spetta soltanto alla magistratura mettere la parola fine. C'è un'indagine in corso, quella sui mandanti. C'è un procedimento concluso, quello a carico dei compagni di merende. E ci sono altre indagini che ancora devono essere terminate. Per esempio ce n'è una a carico di un appuntato dei carabinieri che Giancarlo Lotti accusa di aver fornito a Pacciani quei proiettili calibro 22 usati negli omicidi. E ce n'è un'altra a carico di un giornalista accusato di aver spedito alla caserma dei carabinieri di San Casciano l'asta guidamolla di una beretta. E ce n'è un'altra, molto strana, a carico di una signora che il 22 gennaio 1996, poco prima del processo a Pacciani, quando lui è in prigione, sarebbe andata a casa sua e avrebbe convinto sua moglie Angiolina a farla entrare. Secondo la polizia, la signora avrebbe stordito Angiolina con del Tavor comprato in farmacia. E poi, per tutta la notte, avrebbe frugato nella casa in cerca di qualcosa. Secondo la polizia, la signora sarebbe la moglie di un medico fiorentino morto alla fine degli anni Ottanta. La signora, indagata per rapina e sequestro di persona, nega, decisamente. Sono lunghe le indagini sui delitti del mostro di Firenze, lunghe più di 30 anni. Adesso però il tempo stringe. Le inchieste, a carico dell'appuntato dei carabinieri e della signora, stanno per andare in prescrizione. Il tempo assegnato alle indagini preliminari sui mandanti sta per finire e anche la squadra antimostro del dottor Giuttari sta per chiudere. Il 30 giugno di quest'anno, salvo nuovi sviluppi, verrà sciolta. Il tempo stringe, ma la verità, qualunque sia, bisogna saperla. Per i morti, per le vittime e non soltanto quelle degli omicidi in campagna. Il signor Rontini, per esempio, è morto di morte naturale. Lo ha ucciso un infarto il 9 dicembre 1998,
sul marciapiede davanti alla questura di Firenze. Era andato a ritirare i soldi del mensile che il sindacato di polizia gli passava per vivere, perché nella sua ricerca della verità aveva perso tutto il signor Rontini. I soldi, la casa, la salute e adesso anche la vita. E anche per lui, per tutto il dolore che può aver provato un padre che si è visto massacrata in quel modo una figlia di 18 anni, che bisogna continuare a cercarla, la verità. Bisogna saperla proprio tutta, la verità sui delitti del mostro di Firenze.